Eccoci qua, vai col grigio, come si evince anche dalla scaletta che io, Daniele e Adelchi abbiamo. In mezzo a noi Luca Berlocco, grazie, benvenuto. Grazie Visto che hai guardato le puntate di Vai col grigio, sei anche predisposto al gioco che faremo nel corso di questa puntata. Siamo da Parasole, negozio di Via Trotti, tra poco conosceremo anche la titolare, con lei faremo due chiacchiere. Iniziamo però, se siete d'accordo, a rivedere quanto successo nella partita di domenica. L'Alessandria ha vinto col tutto cuoio, una partita che in due parole com'è stata, Berlocco? mille. Difficile, molto difficile. Difficile a scapito però di un risultato molto positivo, magari anche al di sopra di quelle che poi si è visto in campo. C'è una partita difficile, combattuta, in cui siete andati sotto e poi avete rimontato da grande squadra. Sì, bisogna dire che siamo stati molto bravi a recuperare dopo un brutto inizio, perché alla fine si è visto proprio che i primi 20 minuti abbiamo faticato molto. Vediamo la scheda di Francesco Conti, tutto cuoio Alessandria, sapete com'è andata, vediamo che cosa è successo. Nella domenica della pazzesca rimonta della Cremonese e della conferma di una sorprendente Viterbese, l'Alessandria non alza il piede dall'acceleratore. Il poker servito al tutto cuoio è figlio di una partenza in salita che solo un gruppo con la G maiuscola avrebbe potuto metabolizzare. Il gol di Zenuni sveglia una Alessandria stranamente distratta, ma la botta di destro di Cazzola sembra voler dire scusate il ritardo dopo la sua giornata di squalifica. E quando anche Gonzales vive una domenica da essere umano, ci pensa Bocalon a recitare la parte del Cartero, puntuale e spietato nel consegnare due lettere a mare, destinatario il portiere Nocchi. E che dire di Vannucchi, un veterano travestito da ventenne che affossa le ultime speranze di rimonta neroverde col secondo rigore parato consecutivo, o di Felice Piccolo, alias Carlo Parola, in versione figurine Panini. Insomma, è una Alessandria a sette bellezze e il meglio deve ancora venire. Il meglio deve ancora venire, chiudeva così la scheda di Francesco Conti. Luca Berlocco, un protagonista di questo inizio di campionato sei tu, un protagonista di questo inizio di campionato è anche il portierone Vannucchi con cui tu hai giocato già nelle giovanili della Juve. Sì, bisogna dire che sta facendo un gran campionato. Io comunque già lo conoscevo, già sapevo di cos'era capace, quindi sono contento di poterlo ritrovare 2 anni dopo averci giocato insieme e gli auguro il meglio. Intanto vediamo gli highlights della partita, li facciamo vedere, lo ricordiamo che siamo su Radio Gold, naturalmente in radio, ma ci potete anche vedere su radiogold.it, Vai col grigio, trasmissione che si sente e si vede grazie anche all'aiuto della regia. Saluto Matteo Forcherio per il suo sbattimento settimanale e non solo per la trasmissione. Senti Luca, ci sono arrivate un po' di domande, naturalmente invitiamo anche i nostri ascoltatori a mandarcele via WhatsApp al 331 12 71 310. Una domanda te la giro subito e riguarda, ce la fa Grigio 27, il rapporto che hai con Manfrin. Diciamo così, Manfrin sulla carta titolare all'inizio, Barlocco poi sul campo gli ha preso il posto, o comunque diciamo che stai giocando tu adesso. Ma sicuramente titolari non ce ne sono, siamo una rosa comunque non grandissima e tutti, come si è visto, comunque giochiamo. Io con Gianni comunque ho un buon rapporto, siamo due ragazzi giovani, due ragazzi che vogliono imparare tanto e sicuramente c'è in settimana della sana competizione che sicuramente aiuta sia me che lui a poter migliorare e poi spetta al mister fare le scelte. Iocolano è stato nostro ospite 7 giorni fa, vai col grigio, oggi ci sei tu, voi due siete vicini di fascia, com'è il rapporto con il Ricciolone? Ma c'è un bel rapporto, comunque lui ha più esperienza di me, quindi mi aiuta tanto anche con la voce, mi aiuta come fare le Con la giocate, sia voce in che senso? nel senso Barlocco non fare... No, no, nel no. senso che qualche giocata a fare, le migliori giocate da fare, diciamo così. Comunque no, c'è un bel rapporto e mi aiuta tanto sia in campo che fuori. Tra l'altro sta imparando, non so se hai visto, la prima rifinitura è una rifinitura, non ci sono discussioni sul primo gol Il gol di Bocalon, di dici? Bocalona, anche, è una rifinitura, non ci sono discussioni, punto. E poi c'è un'altra rifinitura dove passi in mezzo a due, passi in mezzo a due, e serve una palla al bacio a Bocalon che però la corregge con la mano
e la mette nel sacco, viene fermata quella, so sarebbero già due rifiniture, quindi sta un po' rubando il mestiere a Ricciolino. Chi conosce Barlocco sa anche che c'è un grande riferimento e tra poco lo facciamo sentire nel corso di questa puntata, un calciatore che di strada ne ha fatta, perché giustamente bisogna puntare in alto. Andiamo in break, una pausa pubblicitaria velocissima e poi torniamo qui, vai col grigio da Parasole ad Alessandria in via Trotti. 100 Grigio Sport Village ti aspetta per presentarti le grandi novità. Due campi da padel, il gioco che sta conquistando il mondo. Il 100 Grigio Arena, 1500 metri quadri per giocare a volley e a calcio a 5. Nuovo campo in sintetico a 11. E poi ristorante pizzeria, aperto anche a mezzogiorno. Cosa aspetti? 100 Grigio Sport Village è per tutti. Via Bonardi 25, qui? Alessandria. Nuovo SUV Peugeot 2008, Master of the Elements. Scegli la Best Technology Peugeot. Nuovo 2008 con Peugeot e Cockpit e Grip Control. Peugeot. Vieni a scoprirla da Grandi Auto, unica concessionaria Peugeot per Alessandria e Novi Ligure. Info su grandiauto.net. Eccoci qua, siete sempre su Vai col Grigio, su Radio Gold e naturalmente anche su radiogold.it ci potete vedere di fianco a me Caterina. Buonasera a tutti. Caterina del negozio Parasole, esatto, di Alessandria. Che cosa vendete? Di che cosa vi occupate? Noi ci occupiamo di arredamento e facciamo una ricerca sul design e tutto ciò che è complemento d'arredo da anni, dal 1990. C'è stata un'evoluzione del negozio e siamo andati verso l'estremo design e quindi ci occupiamo di tutto quello che potrebbe essere interessante per la casa. E quindi come si fa a fare questa ricerca? Si viaggia, si cerca di trovare nuovi fornitori e da una parte si cerca di essere alternativi a ciò che c'è sul mercato. C'è un pezzo pregiato particolarmente? Noi cerchiamo di prendere tante cose italiane e anche estere e quindi un design diciamo anche datato, quindi magari degli anni precedenti, rifacciamo le poltrone, insomma facciamo di tutto di più. Se entrasse un ragazzo di 21 anni come Luca Barlocco ad esempio e un po' indeciso, dice ma io sono qui ma non so bene cosa vorrei, qualcosa per la casa, tu come lo indirizzi? Dipende, se parliamo di tavola ci sono tantissime proposte di piatti, bicchieri, posate, se parliamo invece di oggetti di design parliamo di vasi, lampade, poltrone, sedie, orologi, di tutto. Ti serve qualcosa in particolare? Ma un orologio potrebbe andare bene. Un magari. Orologio? Perfetto. Lo prepari? Certo, quello certo. Lo compri però. ci mancherebbe. Grazie Caterina. Grazie a voi, buona serata a tutti. Buona serata a te, lascia il microfono, io passo davanti a Barlocco prima che non farmi lo sgambetto da dietro perché almeno la munizione giallo. È giallo, esatto. Allora, andiamo a parlare con Barlocco con anche una rubrica che tu forse non conosci o forse sì, visto che ci hai seguito, dedicata ai tifosi soprattutto. Si chiama Vai con la tastiera. Luca, questa è una rubrica che io curo perché noi di Vai col Grigio controlliamo i social, cerchiamo le cose più simpatiche e per riggerci sopra, insomma, vogliamo essere un po' leggeri e vogliamo essere simpatici, cerchiamo di essere, insomma. Io ho scartabellato i social e ho trovato sostanzialmente quattro cose che raccontiamo in questa puntata. Una è un post di Giampiero che dice Barlocco è in fase crescente. Cosa vuol dire questa fase crescente? Ma vuol dire c'è che luna calante, no? Vuol dire che sicuramente la condizione migliora, quindi pian piano miglioriamo anche con i compagni. E poi guarda che ho trovato un altro post che riguarda te, ed è difficile trovare post sui social, soprattutto di giocatori che non la mettono dentro, come si dice in gergo. E questo Andrea dice che è confortante la prova di Barlocco, molto propositivo e con una buona gamba, questi termini calcistici. Ma vuol dire che almeno riesco a correre abbastanza durante la partita. Hai contato quanti chilometri fai in una partita? No, 12, però... 13. Ma guarda, dovrei chiedere al prof, magari lui sa meglio di me. Bene, infine ho trovato un post di Cesare che alla fine del primo tempo dice, consiglio tecnico,
Dentro Celiac, fuori Gozzi ammonito, esposto a Soso in mezzo. Il mister ha fatto l'esatto contrario e ha infilato due torroni al tutto cuoio. Meglio così. Meglio così. L'ultimo è un dei parliamo di Vannucchi in questo caso, di gente che sta facendo un po' di confusione sui romanzi di Guaresti. Uno, Ferruccio, dice Vannucchi parroco e Sergio dice Vannucchi sindaco. Ma insomma, due rigori parati su tre, insomma, è già un buon risultato. Questo sono quello che abbiamo trovato su Vai con la tastiera e vi abbiamo raccontato qui Vai col grigio. Fate due passi indietro sia Barlocco che Pozzo, perché adesso, come abbiamo annunciato poco fa, se ci avete seguito e se ci avete sentito e visto anche su radiogol.it, abbiamo detto che Barlocco ha, diciamo così, un calciatore a cui si ispira o magari vorrebbe, insomma, ripetere le sue gesta. Vediamo di che si tratta. Been in no nudie bar like this before. Wow. I brought my fake ID, they let me straight through the door. Yeah. I bought a drink, saw you in the back. Never seen a body like that. Well, bless your mama, reaching in my pocket real slow. I'm thinking to myself, baby, what you gon' do? That's when you made it bubble, and then you made it clap. I'll give you all my money, I don't even want it back. It's love. You put yourself through college, college. You stack them dollars, dollars. You can make that money. Se ci ascoltate in radio avete sentito solo un bel pezzo hip hop, se ci vedete avete visto che Gareth Bale è il giocatore a cui si ispira Barlocco, però parliamo del Gareth Bale del Tottenham, quello che faceva ancora il terzino. Esatto, sono molto d'accordo, perché quello è un giocatore che mi piacerebbe poter diventare un giorno, però diciamo che è di un'altra categoria sicuramente lui. Per adesso è un'altra categoria. Del Chipuozzo è contento perché non abbiamo messo le tre pappine che ha fatto all'Inter quando giocava nel Tottenham, ti ricordi? Ma io il calcio minore non lo seguo. Il calcio minore non lo seguo. Seguo solo Alessandria. Andiamo il calcio minore, niente. Andiamo in pausa, tra poco torniamo con Luca Barlocco, vai col grigio. Ciao, tutto confermato, ho prenotato in un posto quasi buono, cioè il mio amico quasi simpatico. No, andiamo con il mio, che è quasi un cash guy. Perché accontentarsi se puoi avere il massimo? Nissan Qashqai, The Original Crossover, imitato da sempre, eguagliato mai. A settembre, gamma DSI a tasso zero con 4 anni di garanzia da 20.500 euro in caso di permuta o rottamazione. TAEG 1.38, info precontrattuali su nissan.it. Gruppo Resicar, concessionario ufficiale Nissan per la provincia di Alessandria. Strada statale 10, angolo via Clemente Spinetta Marengo, Alessandria. Vinile Alessandria, mostra del disco usato e da collezione. Domenica 16 ottobre dalle 10 alle 19, Teatro Comunale di Alessandria, Viale della Repubblica. Info 389 422 6172 o seguici su Facebook. Luca Barlocco, vai col grigio su Radio Gold, ci si può vedere anche su radiogold.it, vi invito a fare le domande via WhatsApp al 331 12 71 310, domande che sono arrivate tra l'altro anche in settimana. Te ne giro una che ha fatto un vecchio fedele grigio. Tu e Vannucchi giocavate insieme nell'Under 19, il destino ha voluto che entrambi vi siete ritrovati a giocare nella stessa squadra, Alessandria. Pensi che ciò sia un fatto casuale oppure che sia un'evoluzione comune tra voi due che magari vi porterà in palcoscenici più importanti sempre insieme? Bella domanda. Ma chi lo sa? Su qui è il figlio di Mike Buongiorno. Tra l'altro ho tagliato un pezzo perché non finiva. Grazie comunque per le vostre domande. Ma ci mancherebbe. Comunque penso che il fatto di essere qui sia abbastanza casuale o comunque non un percorso comune, nel senso che comunque abbiamo avuto due strade diverse, quindi io penso che sia un po' anche un po' un caso, però sicuramente poter un giorno giocare magari in palcoscenici più importanti insieme sarebbe una bella sfida. Quindi anche sapere che Vannucchi era l'Alessandria non ti ha influenzato un po' nella tua scelta? Ma io l'ho sentito lui prima di venire ad Alessandria, sentire un po' come era l'ambiente, la società, la squadra, però comunque quando una squadra come l'Alessandria ti fa un'offerta è difficile comunque rifiutare.
Questo ragazzo, Luca Barlocco, classe 95, poi parleremo anche dell'età in generale, dei 95, è sotto contratto con la Juve fino al 68, al 2018, 68, vabbè, ciao, 2018. Sì. Insomma, non so se si parla anche di Juve nelle 5 question, so che adesso ci sono le 5 question di Adel Chipuozzo. Il tuo sogno è di giocare... Ah no, faccio questa premessa. Fai queste, sono 5 domande che elaboriamo tutta la settimana proprio per cercare di fare qualcosa di piacevole anche in questo caso qui. Per te ho scelto queste qui. La prima è questa. Il tuo sogno è giocare un minuto nella Juve, ma tu hai spesso questi incubi? Spesso sì, però per fortuna sono sogni più che incubi. Ma vabbè. Abbiamo visto una grande esultanza che tu hai fatto a Vannucchi, detto Igli, dopo che ha parato rigore. Sei quello che ci sei dato incontro con veemenza e gioia. C'è una solidarietà tra ventenni in uno spogliatoio di veterani? Sì, sicuramente, però come dicevo prima, avendo giocato insieme c'è anche un rapporto diverso da più tempo, quindi sono stato molto contento per lui e per la squadra soprattutto. Questa è una domanda delicata, Rischi di cadermi su questa. Alla PlayStation che squadra scegli, ma soprattutto quando ci giochi? Ma ci gioco abbastanza, devo dire, anche se più che giocare a FIFA gioco magari a Call of Duty. Però se gioco a FIFA uso giustamente il Tottenham. Ah, il Tottenham. Bene. Ci chiedevamo se c'era Alessandria alla PlayStation, perché io e Canuti non giochiamo. Purtroppo non ancora. Canuti, non c'è l'Alessandria. Vabbè, la faremo. La faremo. Sei di Merate, che è in provincia di Lecco, quindi è d'obbligo una domanda. Quanto sei tegnone? Ma non particolarmente, dai. Per fortuna solo una metà della famiglia fa parte della Brianza, il resto è un po' più fuori, quindi diciamo così, dai, una via di mezzo. Sei poliglotta, Adelchi? Cosa vuol dire tignone, scusa? Tignone vuol dire brianzolo, come dire, rappreso, genovese della Lombardia. Braccine corte? Ma braccino quello, corto. Quello lo escludiamo però. Lo escludiamo. Allora, lo escludiamo. È l'altra metà. Deve comprare famiglia. L'orologio dopo, tra l'altro, da parasole. Bene, raccontaci una cosa, una domanda che non abbiamo fatto a nessuno. Come sono stati scelti quest'anno i numeri di maglia e perché tu hai il 20? Ma io ho il 20 perché sono nato il giorno 20, quindi ho voluto prenderlo anche in base a questo. E come sono stati scelti? Ci siamo messi comunque d'accordo con tutta la squadra e in base alle preferenze di ognuno abbiamo scelto i numeri. Niente di particolare, diciamo così. Il prossimo anno sceglieresti di nuovo il 20? Ho fatto la sesta domanda, sono andato fuori. Dipende. Se porta bene quest'anno, sicuramente sì. Va bene, ho finito. Grazie Adelchi, grazie Luca Barlocco. Fate due passi indietro come prima. Intanto vi faccio vedere una foto. Chiedo alla regia di fare vedere e vi invito ad andare anche su radiogold.it per guardarci, perché ho citato prima la classe 95. Guarda un po' se riconosci nello schermo questa classe 95. Lui è Petagna, attaccante dell'Atalanta che ha iniziato molto bene. Sì. La stagione, un altro classe 95, sempre italiano, oltre a Petagna, è questo qui, vediamo se è pronto, è un difensore, eccolo qua, Romagnoli, che ha esordito con l'Italia, tra l'altro gioca nel Milan, classe 95, che ne pensi di questi due? Ma sono due giocatori forti, che hanno tanto da migliorare. Li hai mai incontrati nelle giovanili? Li ho incontrati, io ho avuto la fortuna di giocarci anche insieme nelle nazionali giovanili e devo dire comunque che si è sempre visto che comunque avevano qualcosa di importante e Romagnoli comunque già un paio d'anni che sta dimostrando e sta facendo bene, mentre Petagna comunque sta uscendo soprattutto quest'anno e gli auguro anche a loro comunque il meglio. Andiamo a vedere altri classe 95, in questo caso sono giocatori che arrivano da altri paesi, lui è Marco Piazza che è il nuovo acquisto della Juventus, magari un giorno ci giochi insieme? Speriamo un giorno. Piacerebbe. Speriamo. E guarda questi due, lui è Rabiot, anche lui è classe 95, gioca nel Paris Saint-Germain, era vicino alla Roma si diceva circa un anno fa, sì. Adesso è titolare, questo è Martial del Manchester United, che ne pensi di questi tuoi coetanei? Questi sono quasi di un'altra categoria, comunque sono giocatori forti. Sono già in palcoscenici importanti, quindi non c'è niente da dire. Ma che bisogna fare per arrivare a questi livelli, secondo te? Ma bisogna... A 20 anni, cioè per essere a 20 anni nel Manchester, essere tra l'altro stato uno dei più pagati. Bisogna lavorare tanto, bisogna comunque avere anche magari un qualcosa già dentro, però sicuramente c'è tanto lavoro alle spalle e tanto sacrificio. E madre natura quanto fa? Ma fa anche quella, diciamo così, dai. E poi sicuramente anche un po' di fortuna, magari. Ecco, quella non manca mai.
Ti racconto un aneddoto su Rabiot. Prego. Era 4-5 anni fa, non ricordo più. La Juve giocava qui al Moccagatta la Coppa dei Campioni dei Giovani, delle Giovanili. Lui lo giocava in questa squadra francese. Eravamo in tribuna stampa, ricordo con Francesco Castaldi della Stampa, e vedemmo subito che era un giocatore che aveva un talento e una fisicità diversa dagli altri. Ci segniamo quel nome. Ancora adesso, quando lo vediamo giocare, ci scambiamo dei messaggi e diciamo: abbiamo visto lungo con Rabiot. L'abbiamo visto qui e già colpiva a quell'età lì, per appunto gamba, come diciamo prima, tecnica e fisico. Luca Barlocco sarà con noi fino a un quarto alle 20, come al solito, a Vai col Grigio, dalle 19.05 fino alle 19.45 circa, diciamo. Adesso linea al GR, quindi la redazione di radiogol.it. Buona serata da Tatiana Gagliano. Ha usato tutta la forza che aveva in corpo il maresciallo capo dei carabinieri di Alessandria, Andrea Ghiazza, per non lasciare precipitare nel vuoto la donna brasiliana di 28 anni che domenica aveva deciso di togliersi la vita gettandosi dal cavalcavia sopra gli argini di Alessandria. In quei lunghi minuti il carabiniere di 45 anni ha stretto con forza la caviglia della donna che si era già lasciata cadere. Il grido di aiuto del maresciallo capo si è unito alle urla delle figlie del carabiniere di 9 e 12 anni che stavano passeggiando con lui e per fortuna ha attirato l'attenzione di un altro alessandrino. I due hanno tenuto la donna per le caviglie e poi, grazie all'intervento di un terzo cittadino, sono riusciti a portarla in salvo. In tanti, nei mesi scorsi, avevano approfittato delle aperture straordinarie, non senza polemiche, per passeggiarci sopra. Ancora di più gli alessandrini che l'avevano attraversato correndo durante l'ultima edizione della Stralessandria. Tra due settimane anche gli automobilisti potranno però passare da una sponda all'altra del fiume Tanaro attraversando il ponte Meyer. Domenica 23 ottobre il ponte verrà infatti ufficialmente inaugurato. A tagliare il nastro dovrebbe esserci anche il premier Matteo Renzi, ma in caso di forfè all'ultimo minuto l'inaugurazione si farà in ogni caso, ha garantito il sindaco Rita Rossa. Il taglio del nastro sarà infatti una festa per tutta la città, che la sera potrà ad esempio divertirsi in piazza Gobetti ballando sulle note di Goran Bregovic e anche del re del liscio Raul Casadei. Sono 5 le panchine di Casale Monferrato che presto verranno colorate di rosso per dire no alla violenza sulle donne. Le panchine potranno poi essere decorate con scritte e disegni per rafforzare il messaggio. L'assessore alle pari opportunità di Casale e la consulta delle donne cercano quindi artiste, pittrici o più semplicemente donne sensibili al tema per realizzare le decorazioni. I bozzetti dovranno essere inviati o consegnati all'ufficio pubblica istruzione di Casale entro il 25 ottobre. Una commissione sceglierà poi le 5 opere che le stesse artiste potranno dipingere sulle panchine. L'inaugurazione ufficiale sarà il 25 novembre, giornata internazionale contro la violenza sulle donne. E dopo il GR torniamo ora in diretta dal negozio Parasole in via Trotti 11 ad Alessandria, dove Daniele Canuti, Adelchi Puozzo insieme a Mima Caligaris sono con l'ospite della quinta puntata di Vai col Grigio, il terzino dell'Alessandria Calcio Luca Barlocco. Aspettiamo come sempre le vostre domande al 331 12 71 310 e se volete vedere cosa sta succedendo live nel negozio Parasole di Alessandria non perdetevi la diretta video sul nostro sito radiogold.it. Cento Grigio Sport Village ti aspetta per presentarti le grandi novità. Due campi da padel, il gioco che sta conquistando il mondo. Il Cento Grigio Arena, 1500 metri quadri per giocare a volley e a calcio a 5. Nuovo campo in sintetico a 11. E poi ristorante pizzeria, aperto anche a mezzogiorno. Cosa aspetti? Cento Grigio Sport Village è per tutti. Via Bonardi 25, Alessandria. Nuovo SUV Peugeot 2008, Master of the Elements. Scegli la best technology Peugeot. Nuovo 2008 con Peugeot e cockpit e grip control. Peugeot. Vieni a scoprirla da Grandi Auto, unica concessionaria Peugeot per Alessandria e Novi Ligure. Info su grandiauto.net. Siete sempre su Vai col Grigio, su Radio Gold, ci potete sentire, ci potete vedere se andate sul sito radiogold.it. Il nostro ospite Luca Barlocco, grazie ancora per aver accettato il nostro invito e grazie naturalmente anche a Parasole, negozio di Alessandria in via Trotti che oggi ci ospita. Come sapete ogni martedì siamo itineranti, andiamo in un locale, negozio, bar, gelaterie, siamo stati un po' dappertutto
ad Elkin poco più di un mese di trasmissione. Non ti chiedo una classifica dei posti dove si sono trovati meglio, perché vincerebbero loro a mani basse. No, ma io l'ho già detto, hanno un ottimo buon gusto. Io sono un amante del design, ho visto delle cose fantastiche. È stata una bella sorpresa per me questo negozio. Abbiamo lanciato un quiz tra ieri e oggi dedicato a Barlocco, più che altro dedicato a una dichiarazione che Simone Iocolano ha fatto 7 giorni fa su Barlocco. Cioè, Barlocco negli spogliatoi che tipo è? Abbiamo lanciato un quiz e qualcuno ha risposto, e tra poco, da 10 minuti circa, daremo il risultato del vincitore o della vincitrice, che potrà venire a vedere Alessandria Pistoiese, potrà andare a vedere Alessandria Pistoiese gratis grazie a questa tesserina qua dei grigi. Allora, scusate, allora non si dice, l'ho detto 2 volte già in maniera abbastanza brutta. Lanciamo un video che è dedicato sempre al nostro ospite Luca Barlocco ed è legato ai tempi in cui tu giocavi nella squadra giovanile della Juventus. Vediamo di chi si tratta. Conosci questa azione? La conosciamo un po' tutti, eh? Conosco molto bene, ho pianto pure. Mentre io e Adelke avevamo circa 160 anni in due, tu quanti anni avevi quando l'Italia vinceva il mondiale? Ne avevo 11. 11? 11. E tu hai visto questo gol di Grosso in semifinale? Cosa c'è adesso? Io lo classifico nel quarto urlo della storia, quello di Grosso. Il primo urlo è l'urlo di Munch. Il secondo è di quell'artista... Ah, in generale, non del calcio proprio. Il secondo urlo è quello di quell'artista, scrittore statunitense, che ha lanciato la Beat Generation, che non ricordo il nome. L'urlo, appunto, il libro che lanciò la Beat Generation. Il terzo, quello di Tardelli. Quarto, quello di Grosso. Va bene. Terzo, Tardelli, a Spagna 82. Questo è il quarto urlo della storia. Qualche anno dopo questo urlo di Grosso, tu hai avuto la fortuna di incontrare Fabio Grosso, perché è il vice allenatore nella Juventus. Under 19? Sì, la primavera. La primavera, come si dice. Era il vice di Zanchetta, poi Zanchetta è stato esonerato. Esatto, e lui subentrò al suo posto come primo allenatore e fu un bel momento. Casualmente, diciamo, terzino sinistro come Casualmente terzino sinistro, infatti devo dire che mi ha dato molto comunque. Ti ha insegnato che cosa? Battere le punizioni? No, l'esultanza da pazzo? Che cosa? Quello no, mi ha insegnato comunque, mi ha dato tanto entusiasmo, diciamo così. Comunque il tempo era più breve perché è entrato a febbraio, però la cosa maggiore è stato proprio l'entusiasmo che è riuscito a trasmettere alla squadra. L'entusiasmo che è riuscito a trasmettere alla squadra, entusiasmo che Grosso sicuramente ha avuto anche grazie a quello che gli è successo durante un mondiale dove è stato inatteso, diciamo così, protagonista. 21 anni, classe 1995, chissà quante cose che Adelchi vorrebbe fare se avesse la tua età, o quante cose ha fatto quando aveva la tua età. Vediamo intanto qualche immagine di cose che i ragazzi che hanno la tua età fanno e che magari tu, anzi ci auguriamo che tu, non fai. Ad esempio, ambriacarti come un pazzo? Raramente. Raramente? Quasi. Quindi mai. Qualche volta quasi è successo? Una volta è capitato. Una Raccontacela. Volta. Una volta, era l'anno della primavera della Juventus, ci qualificammo per le fasi finali, andammo a festeggiare la sera e... Vabbè, lì, ma allora ci stava. E lì ci stava, infatti. Ma ti ricordi tutto? Tutto, tutto. Quindi mi non eri proprio un briaco. Però qualcosa dalla bocca è uscito poi. Ci hai dato, vabbè, ok. Allora, vediamo l'altro filmato. Queste cose le fai, ci sono alcuni colleghi che le sigarette le fumano. C'era uno, mi ricordo, se lo ricordo soprattutto ad Elchi, Hubner. Che fumava come un pazzo e segnava un sacco di gol. Sì. Ma i giocatori che fumano ce ne sono ancora parecchi. Sì. Ma quella sera ti hanno trovato poi delle tracce di sangue nell'alcol? No, quella sera lì per fortuna nessuno mi controllò. Questa cosa la fai, Luca Barlocco? Stai sul divano ore e ore, ti fa venire la panza? Non credo, perché mi sembri in forma a guardare sul divano, la TV. Sul divano sì, ma la panza no. Guardi la TV? Sì, mi piace cosa guardare. Cosa ti piace guardare film, in TV? Film, sport, tipo? Partite. Film? Film di tutti i tipi, guarda, azione, fantascienza, di tutti i tipi. Un'ultima immagine che vi facciamo vedere,
tuo rapporto con i selfie, con il cellulare, ce l'hai sempre in mano? C'è un pessimo... Noi per esempio se non siamo assolutamente così, io ad Elke, infatti non abbiamo... I selfie non li facciamo. Con i selfie da questo punto di vista. C'è un pessimo rapporto, guarda, non sono per niente fotogenico, quindi più posso stare alla larga, anche la mia ragazza quando mi chiede i selfie cerco di fare il meno possibile, guarda. Sei un ventenne o ventunenne atipico, quindi? Sì, abbastanza, dai, un pochino. Sei dispiaciuto? No, guarda, io sono... mi piace come sono. Ti piace come sei? Sì, non... E sacrifici? Tanti, soprattutto quando eri più piccolo. Adesso comunque diminuiscono, tra virgolette, diciamo così. Però quando sei più piccolo, magari sia per la famiglia che ti porta al campo, alla partita, magari lo studio, tra una cosa e l'altra, magari è più pesante, quello sicuramente, però ne vale la pena. Pubblicità, torniamo tra poco con Luca Barlocco, vai col grigio. Ciao, tutto confermato, ho prenotato in un posto quasi buono, c'è il mio amico quasi simpatico. No, andiamo con il mio, che è quasi un Qashqai. Perché accontentarsi se puoi avere il massimo? Nissan Qashqai, di original crossover, imitato da sempre, eguagliato mai. A settembre, gamma DSi a tasso zero con 4 anni di garanzia da 20.500 euro in caso di permuta o rottamazione. Taeg 1 e 38, info precontrattuali su nissan.it. Gruppo Resicar, concessionario ufficiale Nissan per la provincia di Alessandria. Strada statale 10, angolo via Clemente Spinetta Marengo, Alessandria. Vinile Alessandria, mostra del disco usato e da collezione. Domenica 16 ottobre dalle 10 alle 19, Teatro Comunale di Alessandria, Viale della Repubblica. Info 389 422 6172 o seguici su Facebook. Eccoci qua sempre su Vai col Grigio, su Radio Gold. Ci sono alcune rubriche che faremo più tardi con Adelchi. Una delle più richieste è lo spogliatoio, questo sconosciuto. Barlocco ride perché qualcosa sa già. Che cos'hai? Ci siamo fatti i selfie, li sto postando su Vai col Grigio, la nostra pagina Facebook. Bravissimo. Cliccate mi piace. Perché... Mettete mi piace sulla pagina Facebook di Vai col Grigio, potete vedere anche il selfie in diretta che Adelchi Pozzo ha scattato con Luca Barlocco. Concentriamoci un attimo sul campo di calcio. Domenica c'è la partita contro la Pistoiese che tu hai anche incontrato l'anno scorso con la, sì, Carrarese. Esatto. Quasi derby. Abbastanza, diciamo che in Toscana ci sono tanti derby. Diciamo così. Partita difficile naturalmente, come tutte. C'è un rapporto particolare con la Pistoiese perché l'allenatore della Pistoiese, che è Remondina, l'anno scorso ti allenava quando eri nella Carrarese. Sì, esatto, quindi sarà sicuramente una partita difficile. Conosco l'allenatore, conosco il modo che ha di giocare, quindi dovremo fare una partita importante per portarla a casa. Che allenatore è Remondina? È un allenatore esperto, comunque ha tanti anni sulle spalle, tanti anni di calcio, comunque ha delle idee importanti che riesce a trasmettere alla squadra, quindi è un ottimo allenatore. Remondina, tra l'altro, oggi l'abbiamo incontrato telefonicamente, grazie anche al nostro Francesco Conti che l'ha sentito. Ha detto di te, lo riferisco, Barlocco è un giocatore molto interessante e molto cresciuto. Già l'anno scorso, e quindi si fa anche i complimenti perché ti ha fatto crescere. Tra l'altro l'anno scorso è stata, diciamo così, la stagione in cui tu sei riuscito finalmente a giocare. Sì, esatto, perché giustamente l'anno prima avevo visto il campo pochissimo. L'anno scorso, grazie alla fiducia di Remondina, ho potuto giocare e crescere parecchio. Remondina ha aggiunto, si è dimostrato giocatore di prospettiva anche per la, toccati, Serie B. Speriamo un giorno, dai. Con l'Alessandria o con qualche altra squadra, tu hai detto che ti piacerebbe giocare anche più su, insomma, nella squadra di tua proprietà. Penso che il sogno di un bambino è quello di giocare sempre più in alto possibile. Ma secondo te una stagione importante con l'Alessandria, la Juve l'anno prossimo cosa fa? Cosa fa? Non lo so, ci vorrebbe un indovino, però vedremo poi, se dovesse succedere, vediamo cosa succederà. Mi tiene proprio la Juve davvero questo. Mi tiene la Juve davvero. Pensa che quando giocavi nell'Atalanta, che la Juve ti ha comprato anche con una somma cospicua per l'età, tu com'eri? Ma io devo dire che ero contento, però sorpreso, visto che successe tutto nel giro di qualche ora, quindi... Era abbastanza rintontito, diciamo così. Rintontito. Quelli dell'Atalanta non erano molto contenti, perché tu all'epoca, se non sbaglio, eri il terzino di prospettiva, quello che sarebbe potuto crescere, magari esordire, come è successo a tanti anche in Serie A. Io sinceramente come l'Atalanta fosse non lo so, quindi questo non te lo so dire, però mi dispiacque anche da una parte andare un po' via da Bergamo, comunque ci avevo passato 6 anni, stavo Quanti bene. Anni avevi quando sei andato via? Avevo comunque 18.
Però era da quando ne avevo 12 che giocavo lì, quindi comunque avevo tanti amici. Poi ero vicino a casa, quindi fu un bel passo. Tu hai fatto nazionali under 17? 16, 17, 18, diciamo così, Ti principalmente. manca l'under 21 e poi la maggiore. Under 21 è la maggiore, forse penso Under siano. 21 sei quasi fuori. Anzi, under 21 sì, sono quasi fuori, però sono un passo comunque difficile. Iocolano secondo me si sbaglia perché il nostro ospite intanto ha partecipato con grande entusiasmo e poi forse non è quello che Iocolano dice. Sveliamo il nostro quiz, la soluzione al quiz di Barlocco. Simone Iocolano, nostro ospite settimana scorsa, ha detto che Barlocco è un tipo nello spogliatoio come? Silenzioso. Silenzioso Barlocco. Barlocco. Sono. No, comunque sono d'accordo, dai, comunque con lui. Nello Quando, nello spogliatoio di spogliatoio. Calcio Sconosciuto, rubrica che riprenderemo tra poco anche con Cuozzo, è un ragazzo silenzioso. Sì, comunque nello spogliatoio, diciamo, non sono uno che urla o comunque che fa Un gruppo, conto nel essere silenzioso, un senso. No, conto essere un casinaro, c'è un po' la nel differenza. senso comunque uno di quelli che fa gruppo, diciamo così. Sono uno più che sta sulle mie, quindi. Sono tranquillo, diciamo di sì. Tra poco scopriamo gli altarini dello spogliatoio con Adelchi Puozzo, andiamo in pubblicità, poi torniamo con Luca Barlocco. Ah, scusate, la soluzione al quiz. Daniela ha vinto, è stata la più veloce, complimenti Daniela, hai vinto. Che ho fatto? Ah, hai vinto il biglietto per andare a vedere Alessandria Pistoiese. Avvicinati pure in camera, questo è il biglietto, giocate ogni settimana quando Alessandria gioca in casa, regaliamo con Radio Gol, naturalmente grazie ad Alessandria anche per questa opportunità che ci dà. Complimenti a Daniele, è stata la più veloce. Grazie a tutti quelli che hanno giocato, ma che purtroppo non hanno vinto. Pubblicità. 100 Grigio Sport Village ti aspetta per presentarti le grandi novità. Due campi da padel, il gioco che sta conquistando il mondo. Il 100 Grigio Arena, 1500 metri quadri per giocare a volley e a calcio a 5. Nuovo campo in sintetico a 11. E poi ristorante pizzeria, aperto anche a mezzogiorno. Cosa aspetti? 100 Grigio Sport Village è per tutti. Via Bonardi 25, Alessandria. Nuovo SUV Peugeot 2008, Master of the Elements. Scegli la Best Technology Peugeot. Nuovo 2008 con Peugeot e Cockpit Grip Control. Peugeot. Vieni a scoprirla da Grandi Auto, unica concessionaria Peugeot per Alessandria e Novi Ligure. Info su Sei fuori campo, grandiauto.net. vieni più qui. Si è materializzata, l'avete vista, gli ho anche passato il microfono, sembra di essere su Rai 1, eh? Tac, Mimma Galigaris, dov'eri Mimma? Metti il microfono vicino e dici tutto. No, lontano No, da non qui. dircelo se non No, puoi. no, Ah. lontano Vabbè, da qui per un impegno sindacale, però ero per lavoro, diciamo. per lavoro, Sei però arrivata. come solito l'Italia funziona come funziona con molte cose in Italia, quindi. Ah, vuoi fare polemica? Non c'è un po' di Avvicinati alla. No, polemica, beh, c'è un puoi po' di avvicinarti alla camera polemica. e fare un po' di Mettiamo la polemica se chiusura, vuoi. però, dobbiamo No, mettere la perché chiusura. Un mai una volta che tu prendi un volo e sei in orario, quindi va volo, bene. quindi stavolta il volo. Vuoi dire anche che volo hai preso? Sì, un volo all'Italia All'Italia, vicino al da Roma a microfono. Genova, da Genova a Roma, anzi, da Benissimo. Genova a Roma, Roma a Genova. Mimma Caligari, sei arrivata in tempo per lo spogliatoio, questo sconosciuto. Adelchi Puozzo, Luca Barlocco. Vieni a giocare. Luca, mettiamoci qui, non facciamoci sentire. Questa qui è una rubrica dove io scelgo un po' di domande per far scoprire, per curiosare nello spogliatoio, questo ambiente di muffe, di odori, che tu ci entri quando hai 7 anni e ci esci quando ne hai 30, 35, 40, se giochi calcetto anche 50, poi quando non ci sei più ti manca, perché ti mancherà lo spogliatoio. E questo qui è un po' un'area protetta. Noi non vogliamo sapere cosa succede dentro questo spogliatoio di tattiche, ma vogliamo sapere le curiosità di tutte le persone. La prima domanda che ti faccio è: chi è lo smemorato dello spogliatoio? A chi manca sempre qualcosa e per cui va a farla questa agli altri, dico lo shampoo, dico le ciabatte, dico, Ah, a chi manca? purtroppo io sono uno di quelli, nel senso che spesso mi trovo a chiedere shampoo o ciabatte a qualcun altro. Ecco. Questa qui è una domanda nuova. Nello spogliatoio, nel mondo del calcio, c'è una bella
buona abitudine sui tatuaggi. A chi faresti un tatuaggio e a chi toglieresti un tatuaggio? Ma un tatuaggio lo toglierei a Cottarelli, che è giovane, però già ne ha abbastanza. Faresti, ce ne sono tanti, e lo farei a Nicco. A Nicco, un tatuaggio a Nicco, ce lo ricorderemo quando verrà qui. E quello che canta sempre? Branca. Canterino e Branca. E lo stonato oppure Branca? Sicuramente io quello. Ah, sì, sicuramente io. Il silenzioso non te lo chiedo, riconosci che tu sei riconosco, silenzioso? Riconosci. Infine lo scaramantico. Bocalon, vince su tutti. Bocalon lo scaramantico. E il più connesso, il campione di WhatsApp, di social, quello che appena prima di prendere il telefono deve vedere cosa c'è o comunicare qualcosa. Felice Piccolo. Infine questa qui è una domanda che è molto ascoltata dai nostri radioascoltatori e youtuber rispetto a questa cosa qui. Facciamo un'indagine sulla biancheria intima. Ti chiediamo qual è la miglior mutanda e la peggior mutanda che c'è nello spogliatoio dei grigi. La miglior mutanda, il miglior abbigliamento intimo è quello in più improponibile. Peggiore, la peggiore, Gonzales. La migliore, non te lo so dire, sai, la migliore è una domanda che... Non lo so. Questa è una domanda nuova, perché vogliamo farla a un giovane così. E secondo te qual è il giocatore dei grigi che non dovrebbe mai mancare in uno spogliatoio? Per la caratteristica che tu gli ritieni, non che può essere di leadership, che può essere di simpatia, che può essere di unione, che può essere di pazzia. Qual è il giocatore? Guarda, io ti dico una coppia, ti dico. Nicco Fischnaller. Sì. E anche questa volta abbiamo scoperto dei segreti dello spogliatoio grigio. Però la coppia Nicco Fischnaller mi intriga. Com'è che Nicco Fischnaller, che cosa combinano? Sono una coppia devastante, troppo bello, troppo bello. Simpatici. Dobbiamo ospitarli in coppia col grigio allora. Abbiamo ancora un minuto, lascio a Mimma Caligaris il compito in qualche modo di chiudere proiettandoci per la prossima partita con la Pistoiese. L'abbiamo già detto, preferisci fare un passo indietro? No, preferisco fare un passo avanti, guardando però le classifiche. Pareggiano le altre due che rivaleggiavano il giorno C come punti con l'Alessandria, pareggiano con polemica. L'Alessandria ha 22 punti, miglior attacco. Ci presentiamo così alla Pistoiese, che ha perso in casa, anche se il direttore sportivo Magalini la definisce la migliore delle Toscane dopo le due cosiddette big, Arezzo e Livorno. Che ti fidi? Ti fidi del... Io sono d'accordo, perché comunque dicevo con lui prima, conosco l'allenatore, conosco le idee di gioco che ha, so che fa giocare bene la squadra, quindi sicuramente sarà una partita molto difficile. Però le partite che l'Alessandria sta giocando, guardando un pochino indietro, valorizzano ancora di più i risultati. Sembrava un risultato magari non enorme quello fatto a Piacenza, invece questo Piacenza che ha trovato questo attaccante che segna sta diventando una squadra importante là in alto, quindi questo dà ancora più peso ai risultati che sta facendo. Sì, sicuramente. Bisogna dire che abbiamo avuto dei risultati importanti con squadre importanti, quindi adesso dobbiamo continuare su questo percorso e continuare a fare punti importanti. Le romane sono sacche da botte? Ma le romane sono sacche da botte? Ma quello sì, hanno preso 4-4, ne hanno preso quello non credo. Cioè, dopo i ciabattini del tutto cuoio che ha detto Adelchi, adesso... E bene, hanno preso 4-1, 4 in casa, 4 in trasferta. Comunque, il tutto cuoio gioca su un campo sintetico. Ha senso? No, non ha senso, vabbè, a parte la battuta. Però ti dico un'altra cosa, Caduti. Dimmi, senza minacciare. Tu sai che... No, non ti minaccio. No, avevi paura, era carica. No, l'Alessandria... Ad oggi è la seconda squadra europea per risultati dopo il Feyenoord. Ha fatto 22 punti, vero Mimma? Esatto, sì, dopo siamo il Feyenoord. La seconda squadra europea del calcio professionistico delle prime tre divisioni. Cioè, primo il Feyenoord con 24 punti per le partite disputate, la seconda Alessandria con 22. E nell'altro girone, tanto per dire, le squadre che dovevano stravincere, arrivare con la pipa in bocca in Serie B, hanno perso in casa con la Ferrari Pistolò. Bene, noi continuiamo qua da Parasole, fuori trasmissione, Vai col Grigio finisce qui, grazie a Luca Barlocco grazie per essere stato con noi, grazie a voi per averci ospitato, parlo di Caterina e... con la tosse proprio adesso, Mariella di Parasole di Via Trotti, e chiudo con il messaggio di un vecchio fedele grigio che prima Adelchi Pozzo lo ha definito il figlio di Mike, e lui buongiorno. Risponde, perché? Se io sono il figlio di Mike, tu sei il figlio di Sgarbi. Alla prossima, vai col grigio, buona serata.